Anna Falchi ha confidato le sue paure nel ruolo di mamma. Le parole della conduttrice non lasciano dubbi, la mettono a nudo. La conduzione dei Fatti Vostri ha concesso ad Anna Falchi di riconquistare il grande pubblico. Dal lato professionale a quello privato è un attimo, dato che questo ruolo le consente di seguire sua figlia, adolescente, da vicino. Ogni mattina Anna Falchi conduce, insieme a Tiberio Timperi, la trasmissione in onda su Rai 2. La collaborazione con lo storico programma di rubriche e informazione hanno fatto aumentare la felicità e l'orgoglio della Falchi. Un percorso professionale che procede a gonfie vele, così come la sua vita privata. L'artista ha deciso di mettersi a nudo in un'intervista al settimanale Confidenze. In questa occasione ha rivelato le paure di una mamma ed ha spiegato qual è il rapporto che vive con sua figlia. Anna Falchi svela il rapporto con sua figlia, la confessione dell'artista. Anna Falchi nell'intervista al settimanale Confidenze ha subito sottolineato di come non sia difficile conciliare l'impegno televisivo con la vita da mamma. Per lei è un sogno e una grande comodità avere gli stessi orari della figlia tredicenne, perché quando torna a casa si occupa di lei. L'artista afferma di averla cresciuta da sola perché il padre, l'imprenditore Danny Montesi, non vive a Roma. L'unica cosa che rimprovera a sua figlia è di non prendersi abbastanza cura del gatto, dato che l'ha fortemente desiderato. Alle volte finiscono per discutere anche di cose più serie, come la guerra in Ucraina che incute ancora molta paura. Per questo la Falchi vorrebbe che a scuola si trattassero anche questi temi. Il rapporto mamma e figlia è segnato anche da alcune passioni in comune. La Falchi ha ammesso di aver comprato gli elementi per svolgere ginnastica in casa, mentre sua figlia ha provato tutti gli sport ma preferisce dipingere. L'amore per l'arte è stato trasmesso proprio da lei, portandola alle mostre, nei musei e nelle chiese fin da quando era piccolissima. Inoltre, sono state protagoniste di una visita notturna ai Musei Vaticani. Infine, Anna Falchi si è lasciata andare a delle paure nate a seguito di alcuni episodi di cronaca. Per la conduttrice bisogna vigilare sulle frequentazioni dei figli e controllare che cosa contengono i loro zaini. A sua figlia ha dato delle regole, di aprire solo ai parenti quando è da sola in casa e di non dare confidenza agli sconosciuti, soprattutto se sono adulti. Non vuole neanche che prenda i mezzi pubblici, in particolare la metropolitana, dato che reputa una buona camminata più sicura.